supportarti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, e riparti con Occhio Pavese. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda su una delle principali notizie delle ultime ore. Lo sappiamo tutti, il no al referendum ha travolto Matteo Renzi che si è dimesso. Il Corriere della Sera ha chiesto ai suoi lettori che cosa vorrebbero ora. Un reincarico di Renzi, elezioni subito come chiedono i 5 Stelle e la Lega, un governo tecnico guidato da Padoan o un governo di scopo guidato da Grasso. Se dovesse rispondere lei, che cosa risponderebbe? Dunque io chiederei elezioni subito. Come mai? Perché mi sembra che ormai il Parlamento non rappresenti più la nuova maggioranza delle persone, ormai si è votato 3 anni fa ed è un tempo sufficiente per richiedere agli elettori che cosa vogliono, quale governo vogliono. Io andrei subito alle votazioni, si fa una legge elettorale decente e poi si va alle elezioni. Come mai sceglierebbe di andare alle urne dopo ovviamente l'approvazione di una nuova legge elettorale? Per forza, eh? Bisogna eleggere qualcuno col voto popolare. Quindi basta governi tecnici? Basta, basta. Qualcuno... Ci hanno rovinato. Guarda, finisco più Orenzo. Cosa? Orenzo, finisco più lui. Come mai? Perché il motivo che aveva promesse per le pensioni eccetera eccetera, che per aiutare le persone, che sono troppo bassi. Qualcuno dopo i risultati di questo referendum ha fatto questo tipo di lettura, cioè ha pensato che il 40% ha votato sì e dando per scontato che buona parte di queste persone rappresentino l'elettorato PD, allora a questo punto il rimanente 60% è da suddividere tra una marea di forze politiche, no? Prima di tutto 5 Stelle, Lega, Forza Italia e poi tutti gli altri piccoli partiti. Secondo lei a questo punto, in caso di elezioni, il PD prevarrebbe su tutto il resto? Matteo Renzi, nel caso si dovesse ricandidare, vincerebbe le elezioni oppure no? Oppure è una lettura sbagliata? È una lettura possibile. Sarei curioso di vedere se è effettivamente così. Io personalmente credo di no. Cioè credo che Renzi non abbia più i numeri per governare. Perché non ha soddisfatto le aspettative dei cittadini? Perché non ha soddisfatto le aspettative dei cittadini, anzi direi che le ha tradite in buona misura. Questa è l'impressione che ho. Andando in giro e parlando con le persone che sull'argomento che mi dicono che è questa la loro percezione dell'operato di Renzi. È il primo, se rimane il primo, ma è stato votato dal popolo, diciamo. Lei pensa che effettivamente potrebbe tornare a governare il paese perché i cittadini effettivamente glielo permetterebbero? Penso di sì, se c'è i voti. Ma secondo lei si meriterebbe di tornare al governo del paese? Delle cose buone le ha fatte e delle cose non buone le ha fatte, c'è il chiaro scuro, non so cosa dirle. Non voglio sapere chi voterebbe lei, ma secondo lei chi vincerebbe a questo punto se non PD barra Renzi? Domanda scontata, risposta scontata, il Movimento 5 Stelle. Quello non lo so. Quello non lo so chi vincerebbe, è un rebus, può darsi ancora il PD, può darsi. Orenzo? Sempre lui? Sì. Quindi secondo lei la popolazione è soddisfatta di quanto ha fatto il leader del PD? Sì.